Collega. Tá bom. Tudo tá bom. Sistema. Tá andando. Tudo bem. Forza, forza, dai, ardilli, ardilli, me. Mamma mia. Sto in Brasile. Vai passa. Andiamo, circolare. Andiamo. Portate su. Andiamo. È veloce, via. Piano, piano. Tutta la grande. Bene. Veloce, veloce. Lasciate al lettino e scendete, eh. Ah, quanta pazienza. Buongiorno. Colonnello Nicoletto Orsomando, buonasera. Buonasera. Lei quindi è il dottor Frank Zappa, ma lei è esperto di mummia. È espertissimo. Io sono nato da una mummia, ho vissuto con le mummie, ho sposato una mummia. Complimenti, bella famiglia. Quindi lei ci può assicurare che ci dirà delle notizie importanti su questa mummia, la provenienza, sulla piramide, a che famiglia appartenente. Ho capito, allora non si è capito tu, io sono number one in America, number one, per ok. Abbiamo... Right. Ci faccia sapere, la mummia è in esposizione al primo piano, a sua disposizione, carissimo dottor Zappa. All right. Lascio un bel corso. È sempre allerta. Ma. Allora, dottore, dottor Zappa, ci dica tutto. Vai, Einstein. Dica, dottore. Einstein, non so capito, Bob Nod. Esperto, numero uno, di scienza. Ho fatto quello che devo fare, ho fatto le analisi, gli esami, il geniale, la cosa, non si capisce niente. Ma, cioè, i soldi, me li voglio dare, ma se no mi sono cazzato 2 giorni fa, pensate, mo mi devo dare la faccia, che bus, come una bestia morta. Comandante, arrivo dalla Lapponia questa. Dalla Lapponia. Non so chi la chiamate. Sì, prego, l'abbiamo chiamata, prego. Lapponesi, quindi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, problema? Voi siete esperte di mummia. Espertissime di mummia. Esperte, maresciallo, espertissime. Espertissime. Benissimo, perché noi vogliamo sapere la provenienza, la stirpe, vogliamo conoscere notizie sulla piramide. La piramide? Dove essere mummia? Allora, primo piano, nella sala. Primo piano, non apposita. Salire. Prego. Sempre allerta! Se mi addormo! Vedi, andiamo! Riso conto! Dopo stancantissime, lunghissime analisi al caldo, noi avere scoperto solo che mummia è stata trovata in piramide costruita tra 2005 e 1500 avanti Cristo. Tra 2005 e 1500, mille anni di differenza. Non abbiamo capito più niente, non si riesce a... È troppo decomposta. Così la ponesi. Lei chi è? Sono Maria Esther con l'H. Maria Esther con l'H. Maria Esther con l'H. Maria Esther con l'H. Marione! La mia casa è Düsseldorf. Essere la morte, tu capisci, essere piena di mummie. Io di mummie capire tutto, a me ne ha detto. Io posso dire con certezza cosa essere mummia. La mummia l'abbiamo messa là nella segreteria. Posso andare? Dai, signor con l'H, è al primo piano. Achtung. Verboten, forgotten, fanculen. Ammamentem. Adesso, van Basten. Jawohl. Ja.
con l'H. Parlo sì. Io che ho il tedesco lo mastico. Trovatens nullens. Capitens Heineken. Heineken? Enkatzen. Ha detto che ha un po' le idee confuse. Però mi era sembrato di aver sentito Katzen, diciamo. Sì, Katzen e confusen, l'astia. Venite a ville pure. E già la mamma vede nulla. Va bene, a dove va? Che sarà mai? Va. Comunque, comandante, io non è che voglio dire, cioè, sono venuti dalla Lapponia, sono venuti dalla Germania. Sono venuti dagli Stati Uniti, dagli Stati Uniti, per capire, sopra la mummia, stiamo noi. Come e stiamo noi, facciamo l'indagine e capiamo noi. Voi due? A me, un minimo di tentativo si deve fare. Sì. Io ho visto la mummia 1, mummia 2, mummia 3 a cinema. Come siete preparati? La grande. Che dire, siamo nelle vostre mani. Ah, siamo nelle collega. Mani della benemerita. Di chi? L'arma. Non sei. Ci vado, diciamo. Vado e vengo. Sto qua. Le volte c'è la soluzione sotto mano. Comandante, awe! Sempre all'erta! Ehi, chi siete voi? Comandante! Sentiamo, che cosa avete scoperto? Cosa abbiamo scoperto? Vado a leggere il verbale. Dunque, la mummia che è su, no? Sì. E dunque, è stata trovata in una piramide. La piramide fu costruita tra il 12 febbraio 1858 e il 22 luglio 1857 avanti Cristo. E Cristo non c'era di un altro, ma perché una battuta si faceva. C'è da dire che il giorno dell'inaugurazione della piramide era nuvoloso. Il costo dell'opera fu di 48 libbre d'oro e di 3 libri di diamanti, si usavano anche loro i diamanti. I blocchi di pietra che diciamo furono trasportati in parte sui tronchi e vabbè, scusa, vabbè, in parte... Vabbè, mi posso fermare un attimo? Che c'è? Ma tutte queste notizie, tutte, come le avete sapute? Come avete fatto? Comandante, ci è costata molta fatica. Comandante, però alla fine la mummia ha parlato...